Due sole parole sulla questione dell'ospedale al mare, che credo sia centrale, che tra l'altro mi sta anche particolarmente a cuore visto che ci sono nato, e perché è centrale perché è uno specchio dentro cui si racchiudono più o meno tutte le nefandezze che questa città deve subire. Da una parte alcune cose che non dovrebbero stupirci, ossia la voracità dell'industria turistica che trasforma ogni bene ambientale, urbanistico di questa città in una risorsa, di cui nutrirsi come materia prima per il proprio profitto. E dall'altra, però, qualcosa di cui dovremmo continuare a battere, ossia il ruolo delle istituzioni pubbliche, dal ruolo di Cassa Depositi e Prestiti all'interno di questa operazione, che si comporta fondamentalmente da un fondo di investimenti privato quando dovrebbe essere dipendente dello Stato, al ruolo delle istituzioni locali e fino al ruolo che è stato sottolineato dell'università. Tutte queste cose dentro l'ospedale a mare, diciamo, vengono a convergenza e ci raccontano poi di tutte le altre storie di sfruttamento a cui è sottoposta questa città, che sono state citate dagli ex gasometri, bisognerebbe citare anche la Vida e tante altre situazioni in cui si mette sempre davanti l'interesse e l'ingordigia privata rispetto al bene pubblico. Dico questo, che questa esperienza, questa situazione dell'ospedale al mare è esemplare di tante altre cose, perché raccolgo anche l'invito che è stato fatto da tanti interventi a mettere insieme tutto il tessuto minuto dello sfruttamento che subisce questa città e a costruire assieme un fronte più largo e comune. Da questo punto di vista, brevissimamente, vorrei invitarvi come OCIO alla cura, che noi facciamo da prima che ci fosse di discutere di cura in senso pandemico. Sono le passeggiate, le camminate urbane di riappropriazione che noi abbiamo costruito nei quartieri, nei sestieri, a partire da Castello e poi a Santa Marta, in cui andiamo a denunciare le questioni che riguardano più direttamente il tema della casa, dall'esplosione delle locazioni turistiche, all'edilizia residenziale pubblica, al cosiddetto social housing. Abbiamo in programma un'altra camminata urbana il 29 maggio a Cannareggio. Ci diamo appuntamento alle 10 nell'ex fontana, ormai secca e anche quella abbastanza emblematica, del Parco Savorgnan alle Guglie. Da lì andremo a toccare una serie di situazioni attorno al sestiere di Cannareggio, dall'ex Umberto I, dalle questioni che riguardano i Coletti, all'area Saffa, eccetera, per tornare a discutere di diritto alla casa e di diritto alla città dentro un contesto, più ampio, che è quello di cui molti hanno parlato qui oggi.